Hai visto, ne ho via allenato. Dove abbiamo già un po' tutte le terze, prima la raccolta del materiale. Allora ragazzi, buongiorno. Ci faccio il compito in Che metto? Secondo me mi metto Buongiorno a te, mi ha dato il coso in mano, non lo so usare. Ma come si spegne? Queste cose, ma che quando le vedi si può vedere in mano, poi se le scarichi e le vuoi usare, ma non lo voglio usare, io sappiamo che no, poi se ne vedi adesso. Attenda, vai via questa crisi, così a poco. Vado a venire da loco da qua. E perché? Ma che bello!
non stavo dicendo. L'ultima pietra. Prego. Vai Rita, dai. Sì, 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 vai Rita, perché il comitato è al femminile. Lo mettiamo dove vogliamo. Sì, 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 penso che sì. Vai, mettila qua. Sì, vai. Ringraziare per la loro presenza e la loro partecipazione il vice sindaco di Matera e i due componenti del comitato Matera 2019. Voglio ringraziare anche il dirigente scolastico, il professor Garramone, per la sensibilità e la disponibilità. Senza il suo ok oggi non ci troveremmo qui, ma un grazie particolare lo voglio rivolgere agli insegnanti che svolgono quotidianamente un lavoro in silenzio, senza clamore, un lavoro che oggi diciamo ha la sua manifestazione più evidente, e da addetta al settore, da collega, è un lavoro che spesso non da tutti o comunque non adeguatamente viene riconosciuto e compreso. Un grazie di cuore soprattutto a voi ragazzi, che siete i veri protagonisti di questa giornata. Complimenti per questa riproduzione del logo di Matera 2019, complimenti anche all'insegnante che li ha guidati, l'insegnante di arte e immagine germana. Mi è piaciuta molto proprio l'idea di base, cioè voler realizzare questo logo utilizzando i sassi delle nostre spiagge, proprio per sottolineare questo legame, questo ponte ideale tra Maratea e Matera, città dei sassi, patrimonio dell'UNESCO dal 1993. Mi approprio, e ti avevo detto che l'avrei fatto, di uno spunto, un suggerimento della professoressa Rubino. Maratea e Matera sono i principali attrattori della nostra regione, ma sono anche due città legate da un comune destino di bellezza, di arte e di cultura, e i latini non sbagliavano quando dicevano nomen omen, quindi nel nome già c'è un destino, c'è un presagio. Nei due toponimi, nei due nomi Maratea e Matera è contenuta la parola arte. Quindi noi qui vogliamo celebrare proprio quest'unione, questo sodalizio tra le due città della Basilicata. Di nuovo grazie a tutti, cedo la parola alla professoressa Germana. Grazie. Grazie.
grazie intanto a tutti quanti gli intervenuti, soprattutto da Matera. Noi con questa installazione che abbiamo voluto realizzare con i ragazzi abbiamo appunto voluto omaggiare la città di Matera e ovviamente la sua proclamazione a capitale europea della cultura. Quello che abbiamo fatto è stato appunto, come diceva l'assessore, mettere insieme i sassi, le pietre delle nostre spiagge di Maratea e unirli, avvicinarli ai sassi di Matera. È stato importantissimo questo progetto perché per noi insegnanti è stato un modo diverso di fare scuola e per gli alunni è stato un modo per esprimersi anche diversamente, come non sempre è facile fare all'interno della lezione classica, all'interno della scuola. E in questo modo abbiamo potuto anche esaltare le diverse capacità dei ragazzi, questo spesso è fondamentale. Abbiamo voluto anche ribattezzare così tra virgolette questa nostra installazione con questo nome, Materea, proprio per mettere insieme anche nel titolo che abbiamo dato a questa installazione i due comuni, quindi le due città, Matera e Maratea. È stato importante anche un altro aspetto, e cioè il fatto che i ragazzi attraverso questo lavoro si sono avvicinati al territorio. E questo per loro è importante, per noi è nostro compito anche renderli consapevoli delle ricchezze che abbiamo, non solo come città di Matera o come città di Maratea, ma come regione Basilicata e più in senso ampio proprio come sud, perché loro siano consapevoli oggi delle ricchezze che abbiamo e soprattutto della bellezza che ci circonda, perché poi loro che saranno il nostro futuro, se già oggi ne sono consapevoli, è per noi già un vanto ed è anche nostro compito. Grazie soprattutto agli intervenuti, quindi innanzitutto grazie alla scuola che ci ha permesso e ha permesso ai ragazzi di fare questo lavoro, grazie al comune di Maratea che ci ha dato lo spazio e grazie soprattutto alla città di Matera perché ha saputo valorizzarsi, autovalorizzarsi, e se non avesse saputo farlo, se non avesse saputo valorizzare il proprio patrimonio culturale ed artistico, noi oggi non saremmo qui. Quindi grazie soprattutto a voi. Chi deve venire? Vieni qui. L'istituto di Maratea, scuola secondaria di primo grado, ha voluto rendere omaggio alla splendida città di Matera, proclamata capitale della cultura europea per il 2019. Realizzando una riproduzione artistica del logo di Matera Capitale. L'idea è nata spontaneamente, grazie alla stimolazione dei nostri insegnanti, che hanno all'indomani della notizia della meritata designazione, perché è stata vissuta da tutti noi come una vittoria dell'intera Basilicata, della nostra gente, dei nostri valori, della bellezza e ricchezza del patrimonio culturale, sociale e ambientale del nostro territorio. Questo lavoro, come potete vedere, è una rappresentazione artistica del logo di Matera, capitale della cultura europea nel 2019. I sassi delle nostre spiagge, tinti dell'azzurro del nostro mare, hanno reso omaggio ai sassi di Matera, delle abitazioni uniche al mondo, patrimonio dell'UNESCO. Questo gemellaggio ideale tra i sassi ed il mare ci è sembrato doveroso ma anche vincente, perché unisce due fascinazioni. Il bello antropizzato di Matera e il bello naturale di Maratea. Questo lavoro, grazie a questo lavoro abbiamo potuto capire l'importanza del lavoro di gruppo, l'importanza della condivisione, l'importanza della sinergia che ci deve vedere uniti nel rappresentare e nel valorizzare questo territorio e tutto il suo patrimonio che è unico e incontaminato. E dunque, come le dita di una mano che si stringono per raccogliere energia, anche noi vogliamo invitarvi ad un progetto, un impegno unico, comune, che sempre più stretto, per garantire una reale possibilità di crescita sociale, culturale ed economica alla nostra regione. Certo. Poi intanto
due minuti io e poi qualcuno del comitato. Sì. Sono particolarmente onorato oggi di partecipare oggi a questa manifestazione che è in onore di Matera, ma oltre all'onore aggiungo una forte emozione, insomma, perché vedere oggi voi ragazzi, insomma, che suggellate questo matrimonio tra Matera e Maratea è davvero bello e spettacolare, oltre incantevole, dove ci troviamo. Quindi ringraziamento doveroso va al comune, alla scuola, così come ha detto l'assessore, e soprattutto a voi ragazzi che siete il nostro futuro e sul quale noi stiamo investendo e voi su di noi. Quindi lascio la parola a qualcuno del comitato. Io mi unisco alle parole di Sergio e di chi mi ha preceduto. E noi vi ringraziamo perché quello che avete detto, quello che avete fatto e quello che avete detto dà molto senso a quello che noi abbiamo fatto per raggiungere tutti insieme il risultato. Avete parlato di condivisione, di Basilicata, che è una parola che più spesso ricorre adesso e quindi è una cosa che ci riempie veramente di gioia, perché finalmente abbiamo un'identità che prima non avevamo. Esistiamo di nuovo e tutti ci guardano, giustamente, sì, perché adesso esistiamo, prima non esistevamo, ma neanche dentro noi stessi esistevamo bene, adesso ci siamo identificati e quindi grazie, perché questa è la testimonianza di un impegno che adesso viene più facile per tutti, perché adesso abbiamo veramente un obiettivo tutti insieme, che abbiamo raggiunto insieme e adesso ancora di più possiamo lavorare per andare sempre più avanti. Il grazie è doveroso veramente ai ragazzi, però la cosa che mi piace sottolineare è che questa idea che voi avete avuto di mettere dei sassi che compongono il logo è un po' quello che è accaduto e che sta accadendo. Cioè io immagino che come se tutti questi sassi siano un po' tutti i cittadini della Basilicata che finalmente hanno trovato un'occasione per unirsi, per diventare un'unica cosa, e questa cosa qui, questa realtà è un modello che tutta l'Italia e anche l'Europa sta guardando. Quindi nel 2019 sicuramente avremo tante cose da dire, ma le possiamo dire già adesso, e questo lavoro qui è già una prima tessera che si mette in questo mosaico. Grazie, perché state facendo un lavoro bellissimo e significativo. Andiamo avanti insieme e ci saranno tante occasioni per lavorare e continuare ad andare avanti. Quindi non solo Matera, Maratea, ma tutta la Basilicata deve sentirsi come parte integrante di questo percorso, e più ci sentiremo noi tutti quanti insieme, più riusciremo a portarci dietro la Campania, la Puglia, la Calabria, il Sud, e allargandoci all'Europa. Grazie e buon lavoro. Facciamo fare una foto, che vi spostate tutti lì e così scattiamo e la mettiamo sul sito. Quindi fai la foto con noi, buona volta. Senti, vai a nuovo porto, No, proprio anche voi. Dai. Sì, come no? Presidente! Anche i cimbi che non vengono, venite qua! Un attimo, mancano i più piccoli! I piccoli! Della maniera!
Venite qui, bimbi, venite qui. Morena, è la manina. Sì, la faccio mettere davanti. Anna. Anna. Allora, sì, pure loro. Sì. Pure voi, pure voi, pure voi, andate di là, andate di là. Le piccoline davanti a loro. Ciao, bella, ciao. Sì, là, là, la prima. Andate verso di là, davanti ai grandi. No, 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 non ti fai più nessuno. Dai, la mia da chiodo. Allora. Allora, uno, due. No, no, no. Sì, perché c'è